Venerati fratelli, illustri autorità, cari fratelli e sorelle, è un grande momento di gioia e di comunione quello che viviamo questa mattina, celebrando il sacrificio eucaristico. Una grande assemblea riunita con il successore di Pietro, formata da fedeli provenienti da molte nazioni. Essa offre un'immagine espressiva della Chiesa, una e universale, fondata da Cristo e frutto di quella missione che, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Gesù ha affidato ai Suoi Apostoli: andare e fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Saluto con affetto e riconoscenza il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, il Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, principali artefici di questo settimo incontro mondiale delle famiglie, come pure i loro collaboratori, i Vescovi Ausiliari di Milano e tutti gli altri presoli. Sono lieto da salutare tutte le autorità presenti. Il mio abbraccio caloroso va oggi soprattutto a voi, care famiglie. Grazie della vostra partecipazione. Nella seconda lettura l'Apostolo Paolo ci ha ricordato che nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, il quale ci unisce a Cristo come fratelli e ci relaziona al Padre come figli, così che possiamo gridare Abba, Padre. In quel momento ci è stato donato un germe di vita nuova, divina, da far crescere fino al compimento definitivo nella gloria celeste. Siamo diventati membri della Chiesa, la famiglia di Dio. Sacrarium Trinitatis la definisce Sant'Ambrogio, popolo che, come insegna il Concilio Vaticano II, deriva la sua unità dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La solennità liturgica della Santissima Trinità, che oggi celebriamo, ci invita a contemplare questo mistero, ma ci spinge anche all'impegno di vivere la comunione con Dio e tra noi sul modello di quella trinitaria. Siamo chiamati ad accogliere e trasmettere concordi le verità della fede, a vivere l'amore reciproco e verso tutti, condividendo gioie e sofferenze, imparando a chiedere e concedere il perdono, valorizzando i diversi carismi sotto la guida dei pastori. In una parola, ci è affidato il compito di edificare comunità ecclesiali che siano sempre più famiglia, capaci di riflettere la bellezza della Trinità ed evangelizzare non solo con la parola, ma dirci, direi per tradizione, con la forza dell'amore vissuto. Chiamata ad essere immagine del Dio unico in tre persone, non è solo la Chiesa, ma anche la famiglia, fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna. In principio, infatti, Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Così dice il libro della Genesi. Dio ha creato l'essere umano, maschio e femmina, con pari dignità, ma anche con proprie e complementari caratteristiche, perché i due fossero dono l'uno per l'altro.
si valorizzassero reciprocamente e realizzassero una comunità di amore e di vita. L'amore è ciò che fa della persona umana l'autentica immagine della Trinità, immagine di Dio. Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non vi donate qualcosa o qualche attività, ma la vita intera. E il vostro amore è fecondo innanzitutto per voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene l'uno dell'altro, sperimentando la gioia del ricevere e del dare. E fecondo poi nella procreazione generosa e responsabile dei figli, nella cura premurosa per essi e nell'educazione attenta e sapiente. Ed è fecondo infine per la società, perché il vissuto familiare è la prima e insostituibile scuola delle virtù sociali, come il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia, la responsabilità, la solidarietà, la cooperazione. Cari sposi, abbiate cura dei vostri figli in un mondo dominato dalla tecnica, trasmettete loro con serenità e fiducia le ragioni del vivere, la forza della fede, prospettando loro mete alte e sostenendoli nella fragilità. Ma anche voi figli sappiate mantenere sempre un rapporto di profondo affetto e di premurosa cura verso i vostri genitori, e anche le relazioni tra fratelli e sorelle siano opportunità per crescere nell'amore. Il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua pienezza in Gesù Cristo, che ha elevato il matrimonio a sacramento. Cari sposi, con uno speciale dono dello Spirito Santo, Cristo vi fa partecipare al suo amore sponsale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa, un amore fedele e totale. Se sapete accogliere questo dono, rinnovando ogni giorno con fede il vostro sì, con la forza che viene dalla grazia del sacramento, anche la vostra famiglia vivrà dell'amore di Dio sul modello della Santa Famiglia di Nazareth. Care famiglie, chiedete spesso nella preghiera l'aiuto della Vergine Maria e di San Giuseppe, perché vi insegnano ad accogliere l'amore di Dio come essi lo hanno accolto. La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella dell'amore è una realtà meravigliosa, è l'unica forza che può veramente trasformare il cosmo, il mondo. Davanti a voi avete la testimonianza di tante famiglie che indicano le vie per crescere nell'amore, mantenere un costante rapporto con Dio e partecipare alla vita ecclesiale, coltivare il dialogo, rispettare il punto di vista dell'altro, essere pronti al servizio, essere pazienti con i difetti altrui, saper perdonare, chiedere perdono, superare con intelligenza e umiltà i conflitti eventuali, concordare gli orientamenti educativi, essere aperti ad altre famiglie, attenti ai poveri, responsabili nella società civile. Sono tutti elementi che costruiscono la famiglia. Viveteli con coraggio, certi che nella misura in cui, con il sostegno della grazia divina,
vivrete l'amore reciproco e verso tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera Chiesa domestica. Una parola vorrei dedicare anche ai fedeli che, pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sono segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione. Sappiate che il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra sofferenza e fatica. Vi incoraggio a rimanere uniti alle vostre comunità, mentre auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e vicinanza. Nel libro della Genesi, Dio affida alla coppia umana la sua creazione perché la custodisca, la coltivi, la indirizzi secondo il suo progetto. In questa indicazione della Sacra Scrittura possiamo leggere il compito dell'uomo e della donna di collaborare con Dio per trasformare il mondo attraverso il lavoro, la scienza e la tecnica. L'uomo e la donna sono immagini di Dio anche in questa opera preziosa che devono compiere con lo stesso amore del Creatore. Noi vediamo che nelle moderne teorie economiche prevale spesso una concezione utilitaristica del lavoro, della produzione e del mercato. Il progetto di Dio e la stessa esperienza mostrano però che non è la logica unilaterale del utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere ad uno sviluppo armonico, al bene della famiglia e ad edificare una società giusta, perché porta con sé concorrenza esasperata, forti disuguaglianze, degrado dell'ambiente, corsa ai consumi, disagio nelle famiglie. Anzi, la mentalità utilitaristica tende ad estendersi anche alle relazioni interpersonali e familiari, riducendole a convergenze precarie di interessi individuali e minando la solidità del tessuto sociale. Un ultimo elemento. L'uomo, in quanto immagine di Dio, è chiamato anche al riposo e alla festa. Il racconto della creazione si conclude con queste parole: Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò. Per noi cristiani il giorno di festa è la domenica, giorno del Signore Pasqua settimanale, e il giorno della Chiesa, assemblea convocata dal Signore attorno alla mensa della parola e del sacrificio eucaristico, come stiamo facendo noi oggi, per nutrirci di Lui, entrare nel Suo amore e vivere del Suo amore. E il giorno dell'uomo e dei suoi valori, convivialità, amicizia, solidarietà, cultura, contatto con la natura, gioco, sport. È il giorno della famiglia, nel quale vivere assieme il senso della festa, dell'incontro, della condivisione, anche nella partecipazione alla Santa Messa. Care famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra epoca, non perdete il senso del giorno del Signore. È come l'oasi in cui fermarsi per assaporare la gioia dell'incontro
e dissetare la nostra sete di Dio. Famiglia, lavoro, festa, tre doni di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza che devono trovare un armonico equilibrio, armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal volto umano. In questo privilegiate sempre la logica dell'essere rispetto a quello dell'essere, rispetto a quello dell'avere. La prima costruisce, la seconda finisce per distruggere. Occorre educarsi a credere, prima di tutto in famiglia, nell'amore autentico, quello che viene da Dio e ci unisce a Lui, e proprio per questo ci trasforma in un noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che alla fine Dio sia tutto in tutti. Amen.